Buonasera da Milledgeville, Georgia. Sono appena arrivata dopo un paio d'ore di macchina su delle strade bellissime. Ho evitato come la peste le autostrade perché mi fanno paura. Mi sono fatta 2 ore di una bellissima strada extraurbana tra le colline, i boschi, con i colori dell'autunno, i laghi. È stato veramente un bel percorso. Ci sono stati anche degli imprevisti, tipo una ghianda volante che mi è piombata in macchina, il finestrino era aperto così, ma la ghianda si è infilata e mi ha colpito in faccia. È andata bene, mi poteva prendere in un occhio e finiva malissimo. Invece poi mi sono fermata a fare benzina e come un'idiota mi sono chiusa fuori dalla macchina. Però mi è andata bene perché il benzinaio, che era un ragazzo indiano con un nome difficilissimo che non me lo ricordo più, quindi per comodità lo chiameremo Apu. Apu mi ha consigliato di chiamare la polizia e la polizia sarebbe venuta a sbloccarmi la macchina. E in effetti così è stato, è venuto lo sceriffo, che per comodità chiameremo Matt, perché è così che si chiama, e in 3 secondi netti mi ha aperto la macchina. È stato gentilissimo, qui sono tutti gentilissimi. Mi ha detto Apu che ad Atlanta mi avrebbe fatto una pernacchia la polizia per una cosa del genere, ma siccome qui siamo nei paeselli tutti sono molto gentili. E ha aggiunto Apu che la polizia non ha molto da fare, quindi può anche venire a sbloccare le macchine delle turiste idiote. E ora sono nel mio hotel, che è molto molto bellino, è un Fairfield Inn & Suites by Marriott, che mi ha prenotato il tour operator Go America, che è stato fantastico. Go America in combinazione con Travel South e Visit USA stanno facendo un lavoro pazzesco. Il mio bagaglio non è ancora arrivato, incrociate le dita per me perché sono 4 giorni che sono senza valigia e non ne posso più, comunque mi sono rifatta il guardaroba. E ora sono qui nel gazebo fumatori, bevo un teino e tra poco me ne vado a cena perché ho tanta fame, qui si mangia sempre benissimo, sto mangiando un sacco di cose buone, tra barbecue e soul food, cucina del sud, mi sto sfondando di roba buona, anche il mio babbo è preoccupato perché dice che mangio troppo. Stai tranquillo, babbo. E poi domattina vado a scoprire tutti i luoghi più interessanti di Milledgeville, soprattutto quelli legati a Flannery O'Connor, la più grande scrittrice di questo piccolo paese. E ora vi saluto, da Milledgeville è tutto, passo e chiudo, alla prossima.